Sabato, per la nostra collaborazione con il WWF, abbiamo incontrato un personaggio dello spettacolo. Oggi è Margot Sicaboni, Francesca Romana Elisei. Cara Margot, noi vogliamo misurare la tua impronta ecologica. Sai che cos'è intanto? Assolutamente sì. Sono 6 domande, facili facili. La prima domanda è: quante volte a settimana consumi latte o derivati animali? Ogni tanto, direi 2-3 volte a settimana. Come definiresti la tua casa? Ipertecnologica, tradizionale. Ci manca poco che praticamente neanche accendo la TV uso il frigo. Basta, non quello ho altro. Tutti, quello tutti, ti perdoniamo. Lavo i piatti a mano, uno ad uno. Usi detergenti, saponi ecologici, biodegradabili? Li compri? Assolutamente sì, quasi sempre, quasi, perché purtroppo non si trovano ovunque. Quarta domanda, i trasporti, la macchina, qui cascano un po' tutti. Quanto spesso usi la macchina, la verità? Guarda, è inutile fingere, nel senso abitando a Roma, sempre. Quanto del cibo che compri è cibo confezionato, ad esempio l'insalata nella plastica? No, in realtà quasi niente, cioè tendo a comprare tutto molto fresco al mercato ogni giorno, quando posso ovviamente. Sfuso, perché odio tutta quella plastica in giro. Quante volte a settimana esci la sera per un aperitivo, una cena al ristorante? Ma una volta a settimana esco, direi, una volta a settimana non di più perché sono distrutta, quindi non vedo l'ora di rintanarmi in casa, però ogni tanto ci sta. Ma ci vuole. C'ho 30 anni, insomma. Te lo meriti. Cara Margot, abbiamo fatto un calcolo, allora, a seconda delle tue risposte, ti vedo preoccupatissima, devi. Okay. Se tutti nel mondo si comportassero come te, avessero le tue abitudini, ci sarebbe bisogno di 3,4 pianeti. Cioè, insomma, parecchi. Quindi c'è qualcosa che non va. Scusatemi, veramente, scusatemi. Facciamo una Me cosa. Ne vado. No, prendiamo un impegno, ti prendi un impegno? Sì. Mangerò meno derivati di animali e... Più... A piedi? A piedi. Meno, a macchina. Piedi. Meno macchina. Meno macchina. Va bene. Ti assolviamo. Lo farò. Grazie. Grazie ciao, a voi. Grazie.